Ero al telefono. Il fulmine è entrato nel filo del telefono, mi è penetrato nel collo, è sceso lungo la spina dorsale e mi ha proiettato in aria. Ho avvertito un lieve ronzio nell'orecchio e mi sono sentita proiettare fuori dal mio corpo. Poi mi sono librata nell'aria, ho raggiunto il soffitto. Il dottore e l'infermiera erano là. Lui mi stava guardando e ha detto: è andata, è morta. E poi mi hanno portato all'ospedale. I medici hanno fatto tutto quello che potevano per salvarmi, ma sono stato dichiarato morto. Mi sono resa conto di essere fuori dal corpo quando ho improvvisamente visto quella luce. Da quella luce è uscito l'essere più straordinario che abbia mai visto. Un altruismo totale, comprensione, bontà, un amore onnicomprensivo, un amore straordinario. La vita oltre la vita. Dopo aver trascorso un certo tempo in presenza di questa luce, tutte queste persone devono affrontare il viaggio di ritorno. Esse ci raccontano di non essere tornate per se stesse, perché se fosse stato per loro avrebbero preferito restare al cospetto dell'amore. Ciò che emerge una volta tornati è molto interessante dal punto di vista psicologico, perché troviamo che questi pazienti sono profondamente cambiati, sono permeati da una dimensione di valori totalmente nuova. Qualunque cosa abbiano inseguito nella loro vita precedente, fosse il denaro, il potere, la fama o una delle altre cose che la gente cerca, essi affermano che dopo questa esperienza il loro valore primario è amare gli altri, cercare di instaurare relazioni d'amore con il prossimo. E sostengono anche di non avere più alcuna paura della morte. Pronto? Ah, ciao mamma, come stai? Oh no. Che cosa è successo? Che cos'è? Sono rimasto sconvolto quando ho ricevuto quella telefonata, quella che nessuno vorrebbe o si aspetterebbe mai di ricevere. Sono così tante le emozioni che vorrei condividere con te. Vorrei essere lì con voi. A presto, mamma. Ti voglio bene. Mio padre stava lottando contro la morte e non sembrava avere molte speranze. Sebbene vivessimo a 600 miglia di distanza e ci vedessimo solo per le vacanze, eravamo perlomeno sullo stesso pianeta e potevamo in ogni momento prendere il telefono per farci un saluto. L'idea di perdere tutto questo mi appariva inconcepibile. Caro papà, sono molto addolorato nel sentire quello che stai passando. So che sei forte, ma ci hai fatto prendere un bello spavento. Caro papà, ti scrivo questa lettera perché non so se ti vedrò ancora. Ho così tante cose da dirti.
Ti ricordi quando diversi anni fa stavo ancora piangendo la morte di Suzanne? Ho trovato un grande conforto in alcuni libri sulla morte. È stato allora che ho incontrato uno psichiatra, un ricercatore di nome Raymond Moody. Ti mando una copia del suo libro, che a quel tempo mi ha aiutato molto. Il dottor Moody ha riscontrato un fenomeno comune che accade a persone di ogni parte del mondo, indipendentemente dalla loro cultura o religione. Effettivamente la precedente fede religiosa o l'ambiente di provenienza di una persona non sembrano avere alcun peso sul verificarsi o meno dell'esperienza e neppure sul suo contenuto. Ho persino trovato alcune persone che hanno avuto esperienze di pre-morte molto belle e complete e mi hanno riferito che prima di averle erano atee o agnostiche. Davvero? E poi sono rimaste atee e agnostiche? Assolutamente no. Una volta ritornate dicono di essere totalmente mutate e di non avere più alcun dubbio sull'esistenza di Dio e di una vita dopo la morte. Il libro parla delle sue ricerche a proposito di persone che sono state vicine alla morte. Molte di esse hanno realmente fatto esperienza della morte e poi sono tornate in vita e lo hanno raccontato. È stato come essere investito da un treno. In realtà stavo parlando al telefono, tenevo la cornetta in questo modo e un fulmine è entrato nel filo del telefono. Mi è penetrato nel collo, è sceso lungo la spina dorsale e mi sono sentito scaraventare in aria e strappare dalle scarpe. In realtà il fulmine ha fatto sì che i chiodi dei tacchi delle mie scarpe si saldassero con quelli del pavimento e questo mi ha trattenuto a terra e mi ha impedito di esplodere. Prima di spararmi ho cercato la posizione del cuore, poi ho preso il fucile, ho sistemato la canna contro il petto e ho premuto il grilletto. Non reagivo alle cure, stavo peggiorando ed è accorso il medico. Ad un certo punto ha detto, l'ho persa, è morta. E io ho pensato, ma di chi sta parlando? Ma poco prima avevo dolori fortissimi. Soffrivo così tanto che non avevo altro desiderio che quello che finisse tutto. Un quarto d'ora prima che una jeep mi venisse a prendere, si sono accorti che avevo la febbre altissima e così, invece di aspettare la jeep, il responsabile del reparto mi ha portato in radiologia. L'ultima cosa che ricordo è che il radiologo mi ha chiesto se ero in grado di stare seduto quel tanto che bastava perché mi facessero una radiografia del torace. Ricordo di aver udito l'apparecchio radiologico fare quel suo particolare ronzio. E poi il click. Mi hanno detto che mi ero improvvisamente accasciato. Mi sono subito resa conto che non era una normale puntura di ape. E così ho cercato di telefonare a qualcuno perché mi aiutasse. La nostra base era a circa 3 miglia di distanza. E ho cercato di telefonare al mio capo perché mandasse qualcuno ad aiutarmi. Ma sono caduta e ho perso conoscenza. Fortunatamente, da quanto ho capito, il mio capo è passato in macchina poco dopo e ha notato che non ero al solito posto, ero distesa sul pavimento e lui ha chiamato l'ambulanza. Ero un dissidente sovietico e mi avevano invitato a venire negli Stati Uniti. Nel 1975 ho ricevuto questo invito e nel 1976 ho ottenuto il visto di uscita. Stavo partendo per New York quel giorno. Avevo ritirato il passaporto ed ero pronto per andare all'aeroporto. La mia famiglia era già là che mi aspettava. In strada, sul marciapiede, sono stato investito da una macchina. Erano quelli del KGB. Volevano uccidermi per impedirmi di partire. Mi hanno portato all'ospedale. E i medici hanno fatto tutto il possibile per aiutarmi. Ma sono stato dichiarato morto. Praticamente in tutto il mondo troviamo questo schema comune.
Gli interessati ci dicono che nel momento in cui il medico constata la loro morte, essi sono effettivamente in grado di udire il dottore dire «è morto», oppure «l'abbiamo perso», o qualcosa del genere. E sostengono che dal loro punto di vista si sentono ancora ben vivi. In effetti la loro consapevolezza è acuita e ci raccontano che hanno l'impressione di lasciare il proprio corpo e di essere trasportati in alto, di solito proprio sopra il letto della sala operatoria o del pronto soccorso, e poi di guardare verso il basso e vedere il loro cadavere disteso sul letto sotto di loro. Ero sospesa sopra il mio corpo e c'era della gente intorno a me, solo che non mi sono resa conto che quella persona ero io. Poi all'improvviso ho sentito qualcuno dire «è andato, è andato». Era l'infermiere che parlava con l'autista. In quel momento mi trovavo dietro all'infermiere e lo guardavo mentre tentava di rianimare il mio corpo. Improvvisamente c'era dell'agitazione intorno a me e mi sono messa a osservare tutte le persone sotto di me. Gli infermieri stavano spingendo la lettiga lungo il corridoio, ma del mio corpo non mi interessava granché. La mia attenzione era attratta da una coppia di poliziotti in borghese che si trovavano vicino al mio fucile. Uno di loro aveva torto su qualcosa e io stavo cercando di dirgli che aveva torto. Vedevo i soldati, le infermiere e i dottori, ma loro non mi vedevano. Sono passato di sala in sala, di letto in letto, cercando di trovare un soldato che mi assomigliasse. La mia disperazione cresceva perché, come ho già detto, vedevo tutti quegli esseri umani, ma non riuscivo a comunicare con loro. Alla fine sono entrato in quella cameretta di isolamento e in un letto con un lenzuolo tirato sopra la testa c'era questo corpo che ho riconosciuto essere il mio perché portava al dito il mio anello. Ho avvertito questo leggero ronzio nell'orecchio e mi sono sentita proiettare fuori dal corpo. Non so come ho fatto a uscirne. Improvvisamente ero fuori dal corpo e mi sono seduta per un istante ai piedi del letto per guardarmi intorno. Poi mi sono sentita trasportare verso il soffitto e ho guardato di sotto. E qualcuno ha detto, è morto. E non riuscivo a crederci. Ho pensato, ma chi è morto? E ho cercato di guardare giù per vederlo. Avvertivo delle presenze. Erano degli angeli custodi, ma io li ho chiamati le mie guide. Improvvisamente ho guardato questa luce che sembrava provenire dall'angolo della stanza. La prima cosa che ho pensato è stata, da dove vieni? E lei mi ha risposto, sono sempre stata qui, solo che prima non eri in grado di vedermi. Uso il femminile perché quella luce emanava dei sentimenti di altruismo, amore, un amore totale, comprensione, bontà. E questi sono attributi che ho sempre considerato femminili. Because she understood the motivation behind what I did. Dopo un certo tempo, tutti dicono di cominciare a sentire una indescrivibile sensazione di felicità che trascende le parole e che è impossibile da descrivere con i termini che usiamo tutti i giorni. Un uomo, per esempio, mi ha detto che, benché prima di lasciare il corpo provasse dei forti dolori al torace, non appena lo ha lasciato è stato invaso da una intensissima sensazione di gioia e di pace, una sorta di estasi. Provavo una sensazione di assoluta libertà, che destava in me stupore e anche una grande curiosità. Ero contento di vivere quell'esperienza perché riuscivo a leggere i loro pensieri. Vedevo tutto quello che accadeva. Sentivo gli odori, le parole e leggevo i loro pensieri. Questa era la cosa che più mi rendeva felice e orgoglioso. Non so se è il termine giusto, ma mi sentivo orgoglioso di essere in grado di leggere i loro pensieri. Mi ricordo che era molto eccitante stare sopra.
a stare fuori e guardare giù senza provare alcuna paura. Sapevo che dovevo star vicino al mio corpo, così l'ho seguito per il corridoio fino alla porta d'ingresso. Essere all'esterno quando sei fuori dal corpo è una sensazione del tutto particolare. È stato stupendo. Mi sembrava di guardare attraverso l'ambulanza. Mi piaceva stare all'esterno. È stata davvero una bella esperienza, le luci e tutto il resto, quella sensazione di leggerezza. Non appena sono uscita dal corpo, non provavo più alcun dolore ed ero anche libera da tutto. Non ero più la moglie, la madre o la figlia di nessuno, ero solo me stessa. Mi ricordo distintamente che cercavo di guardarmi e pensavo, ma quanto sono meglio ora? Perché quel tipo era brutto, si trovava nei guai e aveva la faccia solcata da linee bluastre. Ero contento, davvero contento di non essere più in quel corpo. Potevano tenerselo. Io non sentivo nemmeno l'ombra del rimorso o della tristezza, qualsiasi cosa fosse accaduta. La cosa non mi preoccupava. Vedevo il mio corpo e lo detestavo. Non volevo ritornare nel mio corpo. Aveva un aspetto debole e malato e in principio non mi aveva neanche sfiorato l'idea. Solo dopo parecchi minuti, credo, come in un flash, mi sono resa conto che quella persona ero io. Stavano cercando di rianimarmi perché stavo morendo, anzi il mio cuore si era già fermato. Resto ancora un po' scettico. Talvolta mi chiedo se queste persone non siano preda di allucinazioni o se non si tratti semplicemente di un fenomeno neurologico legato agli ultimi attimi di vita del cervello. Lo pensavo anch'io, Peter. Quello che mi ha convinto è il fatto che spessissimo questi pazienti sono in grado di fornirci delle descrizioni veritiere di quello che stava succedendo durante la loro morte da un punto di vista che non potevano avere dall'angolo prospettico del corpo disteso sul letto. Per esempio, la mia amica Kim, che lavora in una clinica universitaria all'Ovest, mi ha raccontato di aver assistito alla resurrezione di una giovane paziente di nome Maria. La credevano morta, ma poi sono riusciti a rianimarla. Quando ha ripreso conoscenza, Kim si trovava per caso vicino al suo capezzale. Maria l'ha chiamata e le ha raccontato che durante la rianimazione, quando era fuori dal suo corpo, aveva vagato all'esterno dell'ospedale e aveva notato una vecchia scarpa sul davanzale di una finestra di un piano superiore dell'ospedale. Kim poté poi recarsi in quel luogo e verificare che la scarpa era proprio là dove aveva detto la paziente. Davvero? Tutto d'un tratto ho sentito che fuori nel corridoio c'era della gente. La stanza era stata chiusa ermeticamente perché doveva svolgersi un'operazione. E così sono uscita immediatamente dalla porta. Non l'ho aperta, ci sono solo passata attraverso. Ero subito dall'altro lato nel corridoio. Mi sono avvicinata a mia figlia e ho cercato di farmi udire da lei. Katy, vai a casa a cambiarti i vestiti. Non sono riuscita a farmi sentire. Così sono andata da suo papà e gli ho detto, già, porta Katy a cambiarsi i vestiti. Non dovrebbe andare in giro così. Mentre erano nel corridoio e io cercavo di mandarli a casa, è arrivato un fratello di mio marito. Si sono messi a parlare e mio marito gli ha comunicato la notizia. All'ospedale c'era anche un vicino di casa di mio cognato, che gli si è avvicinato e gli ha chiesto che cosa faceva all'ospedale e che progetti aveva per il fine settimana. Mio cognato gli ha risposto, sembra che mia cognata stia per tirare le cuoia. Avevo intenzione di andare ad Atene, ma resterò nei paraggi per aiutare a portare la bara. Più tardi gli ho parlato. Non voleva ammetterlo, ma alla fine ha ammesso di aver detto quelle parole. E io mi sono messa a ridere perché la cosa lo imbarazzava. Un'altra cosa sorprendente era che non ho mai abbandonato il mio corpo. Mi trovavo ovunque volessi, ma sempre con il mio corpo. Voglio dire che non dovevo lasciare un posto per andare in un altro. Ero dappertutto nello stesso tempo.
Potevo essere a New York, a Longview in Texas. Potevo essere a Mosca, a Felice in Georgia, ovunque. E in quel momento il tempo e lo spazio avevano per me cessato di esistere. Sto pensando che ho voglia di vedere mia sorella. Così mi trovo immediatamente a casa sua, a Rockfield in Maryland. Si sta preparando per andare dal droghiere. Indossa un vestito beige e una camicetta verde. Si mette a cercare le chiavi perché non le ha messe al solito posto. E poi la lista della spesa. E infine esce dal portone per salire sulla sua Chevrolet blu Monte Carlo. Mi dico che non è necessario accompagnarla dal droghiere, così la lascio proseguire da sola. E capito dall'altra mia sorella che abita a poche miglia di distanza. Constato che è già uscita di casa. È andata anche lei a fare la spesa. Così le mie guide mi chiedono se ora sono pronta a lasciare quella regione. E io dico di sì. Di premorte ho preso contatti con mia sorella raccontandole ogni cosa e lei mi ha detto: ma come hai fatto a saperlo? Non ti ho visto, non eri qui. Riuscivo a comunicare con i bambini, con i bambini molto piccoli che ancora non erano in grado né di parlare né di camminare, persino con i neonati che stavano giusto venendo dal posto dove andavo io. Con loro si instaurava una comunicazione sorprendente, spirituale. Non parlavamo usando le parole, era una comunicazione mentale. E c'era una neonata che aveva un'anca fratturata e nessuno capiva perché piangesse così forte, e i medici e i genitori erano molto preoccupati. Le ho detto: non piangere, tanto nessuno capirà perché stai piangendo. Lei ha smesso di piangere e ha sorriso, ed è stata un'esperienza incredibile per le persone che le stavano intorno. L'hanno guardata dicendo: che cosa succede? Perché adesso ha smesso di piangere? Volevo informarli di quello che era successo, ma non riuscivo a comunicare con loro. Dopo il terzo giorno, da che ero ritornato nel mio corpo, ero in grado di parlare. Così dissi loro che la loro bambina piangeva perché aveva un'anca fratturata e che quella era la diagnosi che stavano cercando. Scoprirono che era vero e ne rimasero sconcertati. Mi chiedevo anche se non può essere che queste persone non facciano altro che andare con la mente in posti che già conoscono. Beh, certamente lo fanno. Vanno dove sono già stati, ma abbastanza di frequente finiscono anche in posti che non sapevano nemmeno che esistessero. E in un caso, quello del dottor Giorgio Ricci, egli è stato poi in grado di ritrovare un posto che aveva visto durante la sua esperienza extracorporea. Avevo lasciato la stanza e avevo raggiunto Vicksburg nel Mississippi. All'angolo di una strada ho visto un uomo che stava per entrare in un caffè notturno che aveva la facciata bianca e gli ho chiesto se poteva indicarmi la strada per Richmond. Quest'uomo si è comportato nello stesso modo in cui si era comportato il ragazzo del reparto quando ho attraversato il corridoio dell'ospedale, come se non mi potesse vedere né sentire. In realtà nell'uscire sono passato attraverso il corpo del ragazzo, ma stavo solo cercando di tornare a Richmond e lui non mi ha fermato. Quando ho visto che quel tipo non mi vedeva, mi sono reso conto che avevo subito un grande cambiamento. C'era qualcosa di strano nel fatto che queste persone non mi vedessero né mi sentissero. So che quel posto era Vicksburg nel Mississippi perché 10 mesi dopo questa esperienza sono passato da quella città e ho riconosciuto il caffè notturno con la facciata bianca. Il tempo e lo spazio come lo concepiamo noi in questa stanza non esistevano, perché il solo desiderio di essere a Richmond faceva sì che, a quanto pare, io fossi là. Prima di raccontarti i più avventurosi tipi di viaggi extracorporei, mi devi promettere che verrai a trovarmi e a salutarmi prima di lasciare questo mondo. Esistono diversi racconti di gente che ha fatto esperienza di una straordinaria forma di viaggio. Queste persone lasciano il proprio corpo,
si innalzano sopra la terra, si allontanano nello spazio e vedono la terra sotto di loro. Il dottor Carl Jung, il grande psichiatra svizzero, ci fornisce un esempio di questo fenomeno quando nel 1944, durante un attacco di cuore, ebbe la sua esperienza di premorte. All'inizio del 1944 mi sono rotto un piede e questa disavventura è stata seguita da un attacco di cuore. Cominciarono ad accadermi cose stranissime. Mi sembrava di trovarmi su, in alto, nello spazio, e sotto di me vedevo il globo terrestre avvolto in una meravigliosa luce blu. Ho visto i profondi oceani blu e i continenti. Riuscivo a vedere la neve che ricopriva l'Himalaya. Sapevo che ero sul punto di abbandonare la Terra. La vista della Terra da quell'altezza è stato lo spettacolo più straordinario che mi sia mai capitato di vedere. Dopo un po' che l'esperienza è iniziata, queste persone cominciano a rendersi conto che, benché siano perfettamente in grado di vedere e di capire tutto quello che succede, nessun altro può vederli o sentirli. Allora sembra che passino attraverso uno stato di destrutturazione del proprio senso di identità, se posso usare questa espressione. Diventano consci che l'esperienza che stanno vivendo. Ha qualcosa a che fare con ciò che chiamiamo morte, ed è a questo punto che tendono a verificarsi le parti più trascendenti dell'esperienza di premorte. Sentivo quel dolore ed ero al buio. Non vedevo niente. Non riuscivo a muovere le mani, non riuscivo a muovere il corpo, e poi ho capito che non avevo più niente. Ma ero. E questo mi spaventava. La paura, l'ignoto. Perché tutti hanno paura del buio? Perché non sanno che cosa c'è nel buio. La paura del buio è provocata dalla paura dell'ignoto. Ciò che non si può comprendere fa sì che si tema qualcosa. Ecco perché anch'io avevo paura. Avevo paura di quell'oscurità. Avevo paura di essere là. Ma la cosa che mi spaventava di più era che mi trovavo da qualche parte senza il mio corpo. Ma comunque ero. Lei sa che sono uno scienziato, mi occupo di linguaggio e psicologia. Ho studiato la fisica, la chimica, la fisiologia, l'anatomia. E tutto questo si fondava sul materialismo dialettico. Il materialismo storico. Per il mio modo di pensare è impossibile essere da qualche parte senza un corpo. Dove erano gli elementi che mi componevano, la mia vita, il mio corpo? Ero spaventato a morte, ma ero già morto e avevo questa incredibile sensazione di essere e allo stesso tempo di non essere. Se pensi, esisti. Penso, dunque sono, mi sono detto. Ma se sono e penso, perché non posso analizzare in modo positivo quello che sta succedendo intorno a me? Così ho iniziato a pensare alla luce. Ho visto la luce al di là dell'oscurità e ne sono rimasto sconvolto. Ma il primo pensiero che mi è venuto è stato quello di entrare in quella luce. E così il movimento si è prodotto. I pazienti raccontano di avere la sensazione di essere attirati dentro un qualche tipo di luogo cinto da muri, spesso lo chiamano un tunnel. Attraversano questo tunnel molto in fretta e, arrivati dall'altra parte, sono avvolti da una luce incredibilmente brillante, calda e accogliente. Non so esattamente come sono entrata nel tunnel o in quale momento, ma è stato quando le mie guide me l'hanno chiesto e io ho risposto di sì, che mi sono sentita trasportare verso l'alto. Il tunnel non era molto ampio, vi era appena lo spazio per una persona alla volta. Non mi toccava e io non ho allungato le mani per toccare i muri. Era nero e mi sono sentita trasportare in alto. E guardavo la luce, una luce forte alla fine del tunnel. Poi, mentre lo stavo percorrendo, ho visto una zona scura, ma non mi sono fermata per entrarci o vedere che cosa c'era.
Ho proseguito e sono sbucata in questa valle meravigliosa, un pascolo. C'erano dei fiori, una stupenda luce, dei colori brillanti, niente qui li assomiglia. L'ultima cosa che ricordo è di aver sentito il suono di un carillon. E quando ho guardato da una certa prospettiva, probabilmente a 35 o 40 gradi, ho visto un tunnel. Era come una spirale ed era come se si muovesse seguendo il mio sguardo. Poi ho cominciato a volteggiarci dentro, sentivo il suono del carillon, avvertivo uno stato di quiete totale e c'era una differenza così stridente tra le condizioni in cui si trovava quel corpo, quello che gli stava succedendo e la tranquillità che provavo, questa pace totale. Avvicinandomi alla luce, mi sentivo sempre più circondato e empito da questo amore, un amore indescrivibile, simile a quello che si sente quando da molto non si vedono i genitori, quando si è stati lontano dalla propria famiglia e si vede prima la mamma, poi il papà, la sensazione che si prova da bambini, quella certezza di essere al sicuro. Sapevo che ovunque era pace e che era tutto a posto. Uscire dal tunnel è stato come venire da una stanza buia e entrare in una luminosa. I miei occhi hanno dovuto adattarsi a quella luce accecante. Un'altra cosa impressionante era il contrasto tra la forte luce del fulmine e quella radiosa presente nel tunnel, perché questa luce era così fulgida e luminosa che mi attraversava. Da molto tempo si usa l'espressione vedere la luce alla fine del tunnel. E mi chiedo se i primi ad usarla non siano state delle persone che avevano avuto esperienze di premorte diversi secoli fa. Nel XV secolo il pittore olandese Hieronymus Bosch ha persino dipinto questo tema nel suo quadro L'ascesa dei Beati. In primo piano, nella parte inferiore del quadro, si vedono delle persone che stanno morendo e sono circondate da esseri spirituali che cercano di guidare la loro attenzione verso l'alto. Sopra di loro c'è un tunnel che si snoda in lontananza e alla fine del tunnel si vede una luce molto intensa. Sappiamo così non che appena queste persone sono esistite tra gli uomini da si inginocchiano con reverenza di fronte alla luce. Spesso ci raccontano che in questa luce vedono parenti o amici già morti che sembrano essere là per andar loro incontro, salutarli e aiutarli a superare la transizione. Mi è successa una cosa bellissima. Ho visto i miei genitori, i miei veri genitori, e ho capito che erano stati uccisi. Che erano stati uccisi a Mosca dal KGB. La cosa mi ha rallegrato. Può suonare strano, ma mi ha rallegrato perché avevo sempre pensato che mi avessero abbandonato. Avevo perso un'amica nell'epidemia di poliomielite degli anni 30. Penso che fosse il 1938, ma non ne sono certa. Mi ha assicurato che andava tutto bene e che era contenta. Ho visto anche i miei nonni, erano venuti ad accogliermi. Non ho mai conosciuto i miei nonni maschi, sono morti entrambi prima che io nascessi. Ma ho riconosciuto le mie nonne e mia mamma. E mentre ero là, mi è apparso un neonato e mi ha detto: «Ciao, sono tuo fratello». Gli ho risposto: «Io non ho fratelli». Non parlavamo come io sto parlando ora con lei. Non era possibile fraintendersi. Sembrava una sorta di telepatia. Era un neonato. Indossava una cuffietta e un vestitino lungo di maglia, le scarpette di lana e le calze. E mi ha detto: «Adesso guardami e ricordati il mio aspetto. Così lo potrai raccontare a papà quando torni e lui ti dirà che è vero». Quando poi sono stata in grado di parlare a mio padre, lui mi ha detto: «Non so come hai fatto a saperlo, perché nessuno all'infuori di me, di tua madre e il dottore, era al corrente di queste cose». Mi conforta sapere che qualsiasi cosa succeda, ci rivedremo ancora. Quando saremo accolti dai nostri cari, familiari e amici che sono già morti. Tutti questi messaggeri sembrano spingerci ad avvicinarci a questa luce e ci fanno sapere che tutto andrà bene.
L'essere di luce spesso descritto da questi pazienti assume chiaramente sembianze umane. Dicono che sia la materializzazione di un amore totale che li accetta e che li ama completamente. E che ha una personalità straordinaria, sa tutto di loro, è molto saggio, pieno di attenzioni. E inoltre è dotato di un grande umorismo. Questa è la parte più straordinaria. È una luce calda e accogliente. È un essere maschile, ma ha anche accenti di amore materno, di amore fraterno. Pulsa tutto intorno. Mi ha accettato completamente. E mi ha perdonato per tutto ciò che ho fatto. Ma posso io perdonarmi per i miei atti egoisti? Lei ha preso su di sé tutto il mio dolore e la mia sofferenza, con una comprensione totale di ciò che mi aveva portato a quel punto. Era come se fossimo unite da un legame strettissimo, come se sentisse tutto ciò che sentivo io. C'era questo amore incondizionato, simile a quello che la maggior parte dei genitori prova per i propri figli, non importa quanto cattivi siano stati. Ero amata e capita in modo totale, perché lei comprendeva le ragioni sottostanti alle mie azioni. C'era questa comunione tra noi, questo rapporto empatico e un amore meraviglioso. Mentre stavo seduto là riflettendo sul da farsi, la stanza è stata improvvisamente invasa dalla luce e poi sono successe tre cose simultaneamente. Qualcosa di profondo si è manifestato in quell'essere spirituale che sedeva al bordo del letto e guardava il cadavere disteso e mi ha detto: alzati, sei al cospetto del Figlio di Dio. Da quella luce è uscito l'uomo più forte e potente che abbia mai visto. Alla mia destra ho visto un essere venire verso di me. A quel tempo non avevo mai sentito parlare delle esperienze di premorte e non ne possedevo alcuna descrizione, dunque non avevo la minima idea di come dovessi comportarmi. Da allora l'ho sentito chiamare Dio o Gesù o un grande angelo o in molti altri modi. Io credo che questo essere di luce fosse il mio sé superiore, la parte più nobile di me che guardava quell'altra parte di me che stava vivendo la vita terrena. Mi sentivo così a mio agio con questo essere e così rassicurato. Ho capito che se si conosce se stessi e l'amore di Dio che è in noi, allora si può avere anche con se stessi lo stesso rapporto d'amore. Ed è stato come se questo essere fosse rimasto con me. Dopo essere stato insieme a un essere che sapeva tutto di me, mi amava e mi accettava completamente, non avrei più voluto lasciarlo per nessuna ragione al mondo. Questa è, secondo me, una delle parti più interessanti dell'esperienza di premorte. I pazienti ci raccontano che nei momenti finali della loro vita, spesso in presenza di questo essere d'amore che li accompagna, vedono scorrere davanti a sé tutta la loro vita, ogni singolo istante, dal momento della loro nascita fino al momento in cui la morte li ha chiamati. Raccontano inoltre che vedono tutto simultaneamente, che gli avvenimenti non sono disposti in sequenza temporale, ma piuttosto si presentano tutti in una volta, in un modo che trovano molto difficile da descrivere. Nel momento in cui le pareti dell'ospedale sono scomparse, ho visto ogni più piccolo dettaglio della mia vita, a cominciare dal parto cesareo. Avevo solo 20 anni all'epoca. In concomitanza con la luce, ho avuto questa visione panoramica della mia vita, a partire dalla nascita fino al momento in cui mi trovavo, tutto simultaneamente. Ero parte della visione e al tempo stesso la guardavo dal di fuori. Facevo realmente quelle cose. Era come una versione accelerata di una macchina da presa che funziona a doppia velocità, qualcosa del genere. Avevo la percezione di quello che facevo e allo stesso tempo me ne stavo di lato e guardavo intorno, osservando tutte le cose che succedevano nei diversi periodi della mia vita. Ho visto tutta la mia vita,
ma in una dimensione che non riesco a descrivere. Era una visione oleografica. Ero dentro alla mia vita, ma ne ero anche spettatore, come a teatro. Ma ero io e sapevo che quello che vedevo ero io. A Disney World c'è un padiglione dove te ne stai seduto in una poltrona e c'è un film che ti circonda e hai la sensazione di essere parte dell'azione. Ti vengono addirittura le vertigini quando c'è una discesa ripida o qualcosa di simile. La mia vita era intorno a me in una maniera tale che mi sembrava di parteciparvi. Di parteciparvi con la mente o con il pensiero. Sembrava che una intera riga di dolore si dipanasse tutto di fronte a me in un brevissimo lasso di tempo. Ho avuto una visione panoramica della mia vita. Ogni sensazione, ogni pensiero, ogni azione, tutto simultaneamente. Quando è iniziato, ho cominciato a vedere il modo in cui il mio comportamento e le mie decisioni influivano sulle persone che incontravo e come loro influenzavano me. Persone che sono a un passo da noi e che noi influenziamo. Mi creda, la nostra vita è un libro aperto. Provi a immaginare la sua vita come uno stagno e ogni azione che compie come una pietra gettata in questo stagno. Nel punto dove la pietra colpisce la superficie dell'acqua si formano delle onde. Queste onde si sviluppano in cerchi concentrici e in modo simile ogni nostra azione ha una ripercussione sugli altri. Questa è la descrizione che mi è stata fornita. Penso che questo illustri la forte interrelazione che esiste tra tutti noi in questa vita, la profondità dell'influenza delle nostre azioni e dei nostri sentimenti sugli altri. E ovviamente in questo esame retrospettivo della propria vita si ottiene una consapevolezza molto profonda di questi rapporti. La gente dice che non vengono rivissuti gli avvenimenti che ci si aspetterebbe, non le grandi imprese, bensì semplici atti di gentilezza, spesso gesti che abbiamo persino dimenticato. Vedrete le cose fatte col cuore. Aiutare una signora anziana, prendere in braccio un bambino, soccorrere uno sconosciuto. Azioni non calcolate, spontanee, fatte soltanto per bontà d'animo. Di queste cose viene sparsa la voce nell'universo, non di ciò che avete ottenuto o ciò che pensate abbia valore. Queste piccole cose hanno valore. Le cose che avevo sempre pensato fossero belle e importanti non contavano nulla. Sono le piccole cose anonime che si fanno per gli altri che contano. L'amore, cercare di dare agli altri affetto e attenzione, aiutarli lungo la strada e capire che se ne trae beneficio perché anche tu ne ricevi. Mi ha chiesto che cosa hai fatto nella tua vita che mi puoi mostrare. Mi sono guardato intorno in questa visione retrospettiva della mia vita e in cuor mio ho sperato che lui notasse qualcosa di buono. Naturalmente ho cercato di scegliere le cose migliori, sperando che lui non ne vedesse altre piuttosto imbarazzanti. E ho pensato, sono stato uno scout. E la sua risposta immediata, questo ti fa onore. Poi mi ha ripetuta la domanda e allora ho capito cosa voleva sapere. Mi stava chiedendo se avevo imparato ad amare il mio prossimo con lo stesso amore e la stessa totale accettazione che lui mi dimostrava. Quando guardi la tua vita, la vedi in retrospettiva, con occhio critico, ma non per essere giudicato o condannato. Non c'era alcuna condanna. Era solo un guardare a se stessi, a quello che si era realmente, a ciò che si aveva fatto, per darne poi una valutazione agli occhi di Dio. L'esperienza della morte dà la vera dimensione dell'amore, fa capire quanto siamo profondamente amati dagli altri e quanto noi stessi li amiamo. Si comincia a percepire una parte più nobile e generosa di sé, di cui non si è mai sospettata l'esistenza. Frequentemente queste persone raccontano che questo essere è anche interessato alle conoscenze che hanno acquisito durante la vita.
Se c'è una scena nella quale qualcuno sta cercando di imparare qualcosa frequentando un corso o si sforza di comprendere un problema, questo essere la commenta in modo pacato. Anche dopo morti il processo di apprendimento continua e possiamo portare con noi nell'altro mondo ciò che abbiamo appreso qui, sulla Terra. Queste persone dicono che al primo posto c'è l'amore e poi viene la conoscenza e la comprensione che abbiamo acquisito. Dopo aver trascorso un po' di tempo alla presenza di questa luce, queste persone devono affrontare il viaggio di ritorno. Ed è interessante il fatto che, dopo essere stati per un po' insieme a questo essere di amore e di luce, esse non provino alcun desiderio di tornare indietro. Oppongono resistenza ai tentativi di rimandarli indietro. Non ho mai desiderato ritornare. Quei brevi momenti che ho trascorso dall'altra parte non li barterei con niente al mondo, nemmeno con 20 di queste vite. Quando sono stato costretto a ritornare, l'ho fatto trascinandomi, scalciando e graffiando perché non volevo. Mi hanno chiesto, sei pronto a ritornare? No, voglio andare nella città della luce. Ma non vuoi ritornare? Sentivo la voce di mia figlia e mi sono voltata indietro per vedere lei e mio marito. Mi stava dicendo, mamma, non andartene, torna da noi. Mamma, ho bisogno di te, mamma, torna indietro. Poi mi hanno chiesto di nuovo, sei pronta ad andare? E io ho detto no, sembra che mia figlia abbia bisogno di me. Non avevo davvero alcun motivo per ritornare, se non il pensiero di mia madre. Sapevo che l'avrei fatta soffrire. Da piccola andavo molto soggetta agli incidenti e lei mi diceva, se morirai prima di me, non ti perdonerò mai. Mia madre lo diceva con tale convinzione che questo è stato il primo pensiero che mi è venuto alla mente. Siamo vivi grazie all'amore, e l'amore è quello che mi ha riportato indietro, perché per essere onesti non ne avevo alcun desiderio. Ma l'amore per le persone che volevano che tornassi mi ha riportato indietro. Altre volte dicono che viene loro data la scelta se continuare l'esperienza che stanno vivendo oppure tornare a condurre la vita di prima. Mi ha detto, puoi scegliere di restare qui o di ritornare. Se resti dovrai ripercorrere tutti gli avvenimenti che ti hanno portato fin qui. Mentre lo diceva, io rivedevo tutte le cose che mi avevano portato a quel punto, i fatti dolorosi della mia vita. Ce n'erano anche altri, ma i fatti dolorosi erano quelli che avevano su di me l'impatto maggiore. E capii che non volevo riviverli ancora una volta. Non c'è via di scampo. Se cerchi di suicidarti e ci riesci, in qualche modo devi ritornare a vivere la vita dal principio e rivivere tutto ciò che c'è stato di doloroso nella tua esistenza, per poi ripartire dal momento del tuo suicidio. Quindi non c'è modo di scappare. Qualcuno mi ha chiesto, allora Denyon, che cosa ci dici dell'inferno? E io ho risposto, non me ne hanno parlato e io non ho certo chiesto niente, perché magari sarebbero andati a controllare e mi avrebbero detto, ehi Denyon, sei sulla lista sbagliata, dovresti essere in un altro posto. Qualcuno vorrà sapere qualcosa dell'inferno, se è vero che sia un posto dove arde il fuoco. Beh, ciò che ho scoperto dell'inferno è che significa essere separati da Dio. Questo è il vero inferno. È l'oscurità, il primo posto dove mi trovavo. E come già le ha detto qualcuno, la separazione dalla luce, dall'amore, da Dio, dall'infinito. Questo è senza dubbio l'inferno. Ecco perché il suicidio è condannato da tutte le religioni. Ecco perché si dice che chi si suicida andrà all'inferno. Significa che non andrà in nessun luogo, e nessun luogo è il nulla, l'opposto della bontà. Spesso queste persone si sentono dire, non è ancora giunta la tua ora, hai ancora delle cose da portare a termine, perciò devi tornare. Quel weekend ero all'obitorio e il lunedì mi hanno prelevato dall'obitorio. Mi hanno lavato e hanno cominciato a farmi l'autopsia. Erano le 11 di mattina quando mi hanno aperto l'addome.
E in quel momento un enorme potere mi ha afferrato per il collo e mi ha spinto in basso. Ho sentito un forte dolore alla testa. Ho aperto gli occhi e in questo modo sono ritornato nel mio corpo. Ricordo poi che stavo galleggiando sopra il mio corpo nella sala operatoria mentre stavano tentando di rianimarmi. A un certo punto hanno smesso di farlo e mi hanno coperto con un lenzuolo. Hanno riempito un modulo e mi hanno trasportato in un'altra stanza. Ero lì sdraiato e volteggiavo sopra il mio corpo e lo osservavo. Poi ho udito come il rumore di un ascensore che si apre e sono comparsi questi due tipi. Si stavano preparando a portarmi da qualche altra parte, che come scoprii in seguito era l'obitorio. In quel preciso istante ero di nuovo nel mio corpo. Avevo dolori lancinanti, non potevo muovermi e così ho cercato di soffiare via il lenzuolo. Immediatamente me lo hanno tolto di dosso, mi hanno riportato nella sala operatoria, mi hanno riportato ai valori stabili e nel corso dei 7 giorni successivi ero completamente paralizzato. Mi colpisce il fatto che così tante persone raccontano come nei momenti finali della loro esistenza la cosa più importante per loro è l'amore, l'intensità con cui hanno amato i loro simili. Questa esperienza ha prodotto molti cambiamenti nella mia vita, mi ha reso più comprensiva nei confronti degli altri. So che non ho il diritto di togliermi la vita. Non volevo tornare qui e mi piacerebbe moltissimo essere di nuovo là. Un giorno ci sarò e spero di poterci restare, di non dover tornare indietro e provare ancora. Ma so che non posso togliermi la vita per andarci. La cosa non funzionerebbe a dovere. Ma ora penso di essere una persona migliore, di saper porre attenzione ai bisogni degli altri e di non essere sempre egoista. Egoista lo sono ancora, sono un essere umano, ma questa esperienza ha cambiato il mio modo di pensare. Amare gli altri, perdonarli e mettersi nei loro panni per poterli capire. Questo bisogna fare per amare davvero gli altri e amare anche se stessi. Perché se si ha del rancore dentro di sé, si ferisce se stessi e anche gli altri. L'incapacità di perdonare è di ostacolo all'amore. Questo non significa che si deve dimenticare uno sgarbo fatto da un altro, ma si deve imparare a capire e a perdonare. Penso che questa sia la cosa più importante sull'amore che ho scoperto, insieme al fatto di guardare più alle cose che ci uniscono che a quelle che ci separano. E il messaggio principale che ho riportato da questa esperienza è che l'amore è ciò che c'è di immutabile. L'amore è eterno e inseparabile dalla vita. L'amore è ciò che fa vivere il mondo. È l'eternità stessa, l'elemento fondamentale del genere umano. Siamo vivi grazie all'amore. Credo che il punto più importante a proposito dell'esperienza della morte è che la morte entra nell'ordine naturale delle cose e che i bambini piccoli e gli adulti hanno esperienze simili. Se si prestasse più attenzione gli uni agli altri, se si avesse fiducia e speranza gli uni negli altri, si potrebbe anche iniziare a credere e ad aver fiducia nella vera natura dell'amore di Dio. Non Dio come valore religioso, ma come valore spirituale. È grazie all'amore che tutto diviene davvero possibile. Ci raccontano anche che la loro paura della morte è del tutto scomparsa dopo questa esperienza. Ho visto la vita come una luce infinita, come un essere eterno. Non possiamo morire perché siamo stati creati per vivere in eterno. La dimensione dello spirito è la vita eterna. La terza cosa che ho imparato è che la vita è solo una tappa. La morte non è altro che una porta che bisogna attraversare. La morte non esiste. Non abbiate paura.
La morte è solo una parte. È simile ad una stazione su di un percorso ferroviario. Ci si passa allo scopo di accedere ad un'altra vita. Trovo molto confortante e incoraggiante sentire da parte di così tante persone che hanno esplorato la vita al di là della morte corporale che la vita continua. Perciò so che se uno di noi se ne andasse domani, ci ritroveremmo in quello che sembra assomigliare a un istante, un flash, come piace dire a te. Ma qualsiasi cosa accada, voglio che tu sappia che sono felice di averti avuto come padre e che ti voglio molto bene. Con tutto il mio amore, Peter. Sappiate che sarà un viaggio sicuro e che non lo compirete da soli, ma sarete circondati dall'amore. Un amore più grande della vostra comprensione. E che quando arriverete alla vostra destinazione, sia che non ritorniate, sia che come alcuni di noi possiate ritornare, ciò corrisponde al modo ordinato in cui Dio ha disposto la vita di ognuno di noi. E sappiate anche che nel movimento e nel passaggio ordinato all'altra vita, voi non morirete. Perché l'amore di Dio è sempre con voi, e voi esisterete per sempre, anche se in un altro luogo. È stato circa 3 settimane più tardi che abbiamo appreso la notizia. Mi hanno detto che è morto con un sorriso sulle labbra e che le sue ultime parole sono state la luce.